Faccio un'intervista. Volevo sapere se è vero quello che dicono alcuni tuoi colleghi di calcio, di calcetto, su di te, che a volte quando ti infortuni o fai finta forse. Un'altra volta! Questo non è la vera. Ancora non ho fatto. Ti faccio una domanda, poi tu puoi rispondere a quello che ti pare. Sostengono queste persone che tu ti metta in porta appositamente per poter subito dopo uscire a bella posta. Che rispondi? A fare la prima parte avanti e comprensi, la seconda non è comprensibile. Cioè tu ti metteresti... voglio dire, un italiano parlato in pizzeria. Cioè tu ti metti... Cioè, che ti cazzo vuoi intendere? Cioè tu ti metteresti in porta per poi uscirtene prima perché ti sei rotto le palle di stare in porta. Qui saresti magari infortunato veramente, magari. Però poi. Cazzo ricacciato sta storia questo. Ma tu ti puoi difendere, ma non è che devi dire in forza che c'ho ragione. Che ne pensi? Intanto scusa, chiedo a Gianni se. Nego la maglia più assoluta. Tu neghi? Tu già che cosa che ricordi hai? No, è vero, è vero. Che è vero? Mi ricordo, sì, facevi finta. Stavi bene. Oh, Framo? Sì. Io mi ricordo che tu ci andavi qua. Tu ci andavi spesso e poi ti sbagliavi. Tu ti passeggiavi vicino al palo, ti mettevi di schiena vicino al palo. Questo mi ricordo. Senio Fra, hai diritto a un testimone a tuo favore, chi scegli? Tra Vincenzo, adesso e Paolo. Perché lui tutti sono un testimone a discarico, dai. Chiunque. Allora Erso ti chiama a testimoniare a suo favore, dai. Devi rispondere a questa cazzo di domanda. Se è vero che lui a volte si metteva in porta perché si era infortunato. Non si mette in porta, è quello che si deve fare la doccia. Cazzo Fra, sei capitato? La finta di fare qualcosa se ne va, si deve fare la doccia. È vero? Se fa finta. Siete coalizzati. Sentiamo Paolo, tu che... Franco è un signore, perché... Bravo. Perché quando si fa male alla mano si mette in porta e quando si rompe il cazzo se ne va proprio dal campo. È vero? È vero la prima, la seconda, no, non me la... Perché deve far fare il massaggio. Senti, quando Vincenzo ti infortunò la mano? Giuro, ti non ha ben detto. Lo fece apposta? Assolutamente no. Carlo lo fece apposta su al campo. Lasciamo perdere, non. Felice, uscì con la mano, invece non di più Giorgio. 19 euro. No, aspetta, però Marco paga di più. Vincenzo aveva soltanto una carcina, quella.